Ciao, sono Winiton Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, l'Espresso di Fattoria Mendoza, un compressore. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, di spuntare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un video. Venitemi a trovare anche su Instagram, Uri Baranes Guitar Studio, e scrivetemi qua sotto nei commenti quali sono i vostri compressori preferiti. Adesso abbiamo l'apertura. L'Espresso è un compressore a quattro controlli. Abbiamo i tre classici controlli di volume, attacco e ristretto, ossia ratio, rapporto di compressione, e in più abbiamo un gain. Il gain che abbiamo in questo pedale non è il classico make-up gain dei compressori da studio, ossia quel controllo che ci permette di recuperare i dB che abbiamo perso in fase di compressione, bensì è un espansore di armoniche. Questo potenziometro è collegato a un amplificatore di circa 1 watt che si trova all'interno del pedale. Il pedale è bello solido, sto faticando non poco per tenerlo così. Lo sentiremo meglio nella sezione del looper, ma interagendo con questo controllo sentiamo come il suono si arricchisce, diventa più presente, più rotondo, più musicale. Passiamo adesso alla sezione del looper. Thank you.
Allora, che dite? Vi è piaciuto questo espresso? In generale i compressori più amati, più considerati sono quelli trasparenti, quelli di cui si sente la mancanza non appena li spegniamo. E questo pedale che entra decisamente in questa categoria. Ora, so benissimo che questa è una scuola di pensiero, quindi scatenatemi nei commenti, scrivete quali compressori amate, quali compressori odiate, va tutto bene. Però di questo pedale mi ha colpito la trasparenza, la musicalità, questo controllo del gain fa veramente miracoli, ingrossa il suono, lo rende ricco di armoniche, pastoso, è veramente una componente importante. Inoltre il pedale è molto silenzioso. Ovviamente siamo lontani anni luce dalla botta di un Dynacamp o dal colore di un Boss, però questi sono gusti. Ciò che comunque sia rimane in maniera obiettiva è la qualità costruttiva, che è di primo ordine. Il pedale ha un certo peso, è massiccio, sto faticando un poco per tenerlo in questa posizione. La componentistica è di primo ordine e il suono, insomma, l'avete sentito, non sono professionale. Quindi se cercate un compressore diverso dal solito, con questo twist, vi consiglio di provarlo. È tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto questo video, se sì fate like, iscrivetevi al canale, venite anche su Instagram, Uri Baranes Guitar Studio, e noi ci vediamo presto. Ciao ragazzi!